Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20. Buonasera amici, ben ritrovati a Terzo Tempo, una trasmissione dedicata al Napoli e al calcio in generale. Partiamo subito perché abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, quindi partiamo subito, vi presento i nostri ospiti di questa sera. Abbiamo Antonio Miele insieme a me che mi aiuterà, sarà il co-conduttore insieme a me, Antonio Miele che è co-direttore di terzotemponapoli.com, nonché di Azzurro nell'Anima. Poi abbiamo il primo dei due ospiti, il grande giornalista e scrittore Paolo Trapani. Buonasera Paolo e grazie per aver accettato il vostro invito. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito di stasera. Abbiamo un ex giocatore del Napoli e non solo, Luca Lacrimini. Ciao, buonasera Luca, grazie pure a te per aver accettato l'invito. Non ti sente. Buonasera a voi, un piacere. Ecco. Pasquale Spera dei 87 TV. Buonasera Pasquale. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, per ora, aspettando Gigione Maresca, anzi Pasquale puoi dirgli pure che può entrare, magari gli mandi un messaggio. Alessandro Cardito. Buonasera a tutti, buonasera direttori. Signor Paolo, Pasquale e signor Luca. Buonasera. Sì, volevo dire Alessandro.
Alessandro Cardito del napolionline.it .com, scusami. .it. Benissimo. Siamo pronti, Antonio? Sì. Allora, abbiamo parlato nelle scorse puntate, appena finito il campionato, del campionato di calcio in generale, dello scudetto vinto dal Milan, di un campionato, abbiamo detto, abbiamo parlato anche di un campionato anomalo, ci sono state anche delle discussioni per divergenze di vedute normali, tranquilli, come ci sono attualmente sul web e nell'ambiente napoletano. Chi vede il bicchiere mezzo vuoto, chi vede il bicchiere mezzo pieno, chi è contento tutto sommato della Champions conquistata dal Napoli, chi invece è rammaricato per il fatto che il Napoli non abbia perso, e questo è inconfutabile di fatto, una grandissima occasione per vincere il suo terzo scudetto dopo ben 40 anni di 35. Io arrotondo sempre a 40, non c'è perché, arrotondo a 40, ma 30, sono 35 anni dall'ultimo scudetto vinto. Allora io direi facciamo un giro prima su queste tematiche, poi parleremo di Luca Lacrimini, ex giocatore, parleremo di lui, del suo trascorso nel Napoli e nelle altre squadre, e poi parleremo anche di Paolo Traponi come scrittore, parleremo delle sue opere. Antonio, sì. Parti tu con i nostri ospiti, vai. Allora, intanto ho sentito una parola che mi ha intrigato, il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Io la cosa importante è che non si è rotto il bicchiere, che ci sta ancora e che possiamo continuare a bere per il futuro, perché, tra l'altro, oggi è il compleanno del presidente De Laurentiis, approfittiamo per fargli anche gli auguri, non so quanti anni faccia per la verità, 73, una bella età. No, vi assicuro, credetemi, perché quando Pasquale, quando si arriva alla mia età, quando ci sono situazioni analoghe, nel senso come età, si ricorda molto bene. Fidatevi, ecco. 73 anni. Allora, venendo ai nostri due ospiti, molto illustri, perché uno è uno scrittore, l'altro è un grande calciatore del Napoli degli anni passati, anzi, forse Luca Lacrimini è proprio uno dei calciatori che ha incominciato nell'era De Laurentiis, perché ha cominciato praticamente quando il Napoli veniva da un fallimento preso da De Laurentiis, e in quegli anni siamo passati dalla C1 alla B, poi dalla B alla A, e lui ha contribuito a portare il Napoli diciamo in alto, e quindi facciamo i complimenti intanto a Luca Lacrimini. Poi gli facciamo qualche domanda. Invece Paolo Traveni, scrittore di grande successo, libri che riguardano il Napoli, ma riguardano in qualche modo anche l'essere anti-juventino, perché c'è l'ultimo libro che la dice lunga, Napoli sulla pelle. E allora aspetta Antonio, dai, facciamo vabbè, solo questo qua dico io, gli altri li dici tu. Gli altri libri. L'ultimo in particolare, Napoli sulla pelle, è un libro dove l'identità partenopea la fa da padrona, no? Dove praticamente hai messo il libro e non si sente più bene. Ecco qua. No, è da Luca che parte il... Ecco qua, adesso va bene. Allora, bene. L'identità, dove la città di Napoli, il napoletano si identifica con la squadra, e allora io mi chiedo, e dice addirittura che uno oltre ad essere tifoso del Napoli è anche tifoso della squadra che gioca contro la Juve in qualche modo. Quindi ogni domenica noi tifiamo sempre per due squadre, quella per il Napoli e dell'altra squadra che gioca contro la Juve. Mi chiedevo però, una domanda che mi viene spontanea, il napoletano che non tifa per il Napoli e che tifa per le squadre del Nord, da che delusione viene per non essere legato alla città e alla squadra? Questa è la domanda che nasce spontanea dopo aver letto le recensioni e alcuni pezzi del tuo libro. Allora, partiamo da questa domanda per Paolo Traponi, poi andiamo alla domanda per Luca Lacrimini. Allora, buonasera a tutti, risaluto tutti. Grazie Antonio, grazie Vincenzo Vitiello, grazie per la domanda Antonio. Guarda,
il conflitto qui, diciamo, tra l'essere napoletano, tifoso napoletano, e l'essere napoletano ma non tifare per il Napoli, è, diciamo, un caso di studio abbastanza complesso. Io ti do qualche dato, diciamo, che poi è in alcuni dei miei libri. Nel perimetro cittadino il 95% degli sportivi, dei tifosi di calcio, sostiene il Napoli. Quindi l'identificazione tra il napoletano, che sia esso e che sia egli nativo o che sia egli residente in città, con la squadra è pressoché totale. In provincia invece succede una cosa un po' diversa. Questa percentuale scende al 50%. Noi sappiamo che Napoli ha una grande cintura metropolitana dove risiede il doppio della popolazione di quella cittadina, ma qua il distacco, diciamo, o comunque il rapporto squadra città tifoso città è diverso. Non a caso alcuni dei club più massicci, più numerosi della Juve, per citare una squadra, ma anche dell'Inter e del Milan, sono tutti in provincia. Ci sono alcune città che l'hanno fatta un po' da simbolo in questi anni per il numero di tifosi che sono riusciti ad associare. Quindi c'è un po' un conflitto anche territoriale. Io credo che sia una questione però di rapporto con il territorio, sostanzialmente, perché il calcio, nella mia visione, rimanda a un rapporto ancestrale che c'è tra un popolo e una terra, un luogo. È praticamente impossibile nel mondo trovare una città, un luogo dove il popolo di quel luogo non faccia il tifo prevalentemente per la squadra di quel posto. Tanto è vero che ci sono tutte le metropoli del mondo, Londra, Parigi, Roma, Milano, Mosca, Madrid, Berlino, Monaco, anche Buenos Aires, per non andare poi a elencarle tutte, in cui ci sono più squadre nella stessa città, mentre invece a Napoli noi abbiamo una sola squadra. Questa squadra è figlia unica di sua madre, la città, e quindi la simbiosi, il rapporto è pressoché totale di identificazione. Poi c'è il conflitto, diciamo, sotterraneo con quelli che io chiamo scherzosamente gli innominabili, perché se c'è una squadra non legata a un territorio che recide, diciamo, questo rapporto ancestrale tra popolo, gente e luogo, terra, come la si voglia chiamare, patria, è la Juve. La Juve per antonomasia è la squadra che non ha un luogo, è un non luogo, tanto è vero che poi, proprio perché non ha un'identità forte legata a un territorio, cerca spasmodicamente la sua identità in quale concetto? Il concetto astratto di vittoria, no? Loro cercano di passare sempre per gli invincibili, quelli che esistono per vincere, che poi è un concetto anche molto balordo se ci pensiamo, perché agonisticamente si gioca per vincere, ma non si può esistere per vincere. Non fosse altro che poi se perdi dovresti scomparire, voglio dire, per usare un sillogismo aristotelico. E quindi c'è questo conflitto tra la città, il luogo più fortemente legato ad una squadra, Napoli, e il conflitto, diciamo, se vogliamo scherzarci sopra, tra bene e male, con chi poi invece è meno legato a una terra, a un luogo, a una patria calcistica, tant'è vero che poi gli juventini vengono sbeffeggiati un po' da tutte le tifoserie, no? Avversarie, come gli apolidi vengono chiamati, cioè i senza patria. Io credo che non sia poi neanche un caso che il tifo juventino affondi poi nei numeri, proprio nella dimensione, nelle zone dove le squadre del posto non sono molto forti o comunque non hanno il blasone o la capacità agonistica che hanno, per esempio, squadre come il Napoli, ovviamente. È inutile stare Paolo, scusami, quindi abbiamo cancellato in un sol colpo la storia del calcio, perché io credo, io davanti a te ho bisogno sempre dico tue conferme, perché... Allora, il Napoli, il calcio ha delle radici storiche legate a uno sport di contrada, rivalità tra città, luoghi, eccetera, eccetera. Quindi questa storia è stata cancellata perché a un certo punto le persone, i ragazzi, gli adulti, hanno deciso che forse è più bello vincere che coltivare il senso di appartenenza, che è una cosa bellissima. Assolutamente, come dici tu, perché è proprio sulla coda di quello che dicevo prima. Non per citare sempre la Juve, ma il discorso, diciamo, si può trasporre anche all'Inter e al Milan, che sono le squadre più seguite come numero insieme alla Juve. Ci sono club enormi, no, di interisti e di milanisti nelle regioni del sud, dove le squadre del sud di quelle zone purtroppo da molti anni o mancano dalla Serie A o hanno fatto pochissimi anni di Serie A, comunque non hanno vinto e non hanno un blasone alle spalle, quindi ovviamente io da un certo punto di vista anche legittimamente un ragazzino che si avvicina al calcio, un bambino che si avvicina al calcio, si innamora del gioco del calcio, inevitabilmente è attratto
da una squadra che vince. È chiaro che il Milan di stasera ha qualche tifoso in più del Milan della settimana scorsa, perché chi vince attrae. Scusami, giusto per chiudere, sì. Poi c'è da dire che queste sono squadre che vanno incontro a grande fluttuazione di tifosi. Io ricordo la Juve degli anni 80, quella che per 8-9 anni non vinse lo scudetto, la Juve del post Calciopoli, credo di aver visto con i miei occhi, ma voglio dire, siamo tutti adulti e vaccinati, ho visto la Juve perdere qualche milionario di tifosi da salotto, perché non c'erano i trofei, non c'erano le coppe, non c'erano gli scudetti, e quindi non c'era la ciccia, come dicevo prima, dell'essere stesso juventino, perché non c'era la vittoria, ecco. No, volevo dire, come io lo vedo, io risiedo a Milano appunto da 40 anni, perciò i 40 anni miei erano riferiti, risiedo a Milano, e io mi ricordo l'era Maradona, quando c'era l'era Maradona, i ragazzi pure di origine milanese cominciavano a vedere il Napoli, non dico che tifavano per il Napoli, ma cominciavano a vedere il Napoli in un certo modo, in un modo diverso, e addirittura nei parchetti vedevo anche qualcuno con la maglia di Maradona piuttosto che di Careca, piuttosto che di Carnevale, per cui, ed erano milanesi, oppure altri figli di meridionali che ora tranquillamente tifano per Milan, Inter, Juve. Quindi vincere è anche importante, no Paolo? Vincere assolutamente. Assolutamente, qua poi subentriamo nell'altro discorso che tu facevi prima con Antonio, anche no, sul bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io credo che il problema, parliamo diciamo di casa nostra, del tifoso napoletano, negli ultimi anni sia quello che la nuova generazione che è venuta fuori, diciamo la generazione De Laurentiis, no, per intenderci, quella che ha visto il Napoli negli ultimi 18 anni, quindi che è cresciuta con questo Napoli, con calciatori come Luca, con quelli che sono venuti prima e dopo, si è abituata a questa situazione che io chiamo di galleggiamento, perché noi siamo in una posizione medio-alta, ma la testa è appena fuori dall'acqua, diciamo, noi non riusciamo poi a emergere completamente, ad afferrare lo scudetto, e chiaramente per fortuna non anneghiamo, però è pur vero che ho visto generazioni precedenti, di quando il Napoli è sprofondato negli abissi, dove c'era un altro tipo di concezione, dove lì il tifo era sì identitario, era di appartenenza, perché si era tifosi del Napoli in quanto napoletani, punto e basta, a prescindere che il Napoli stesse in A, in B o in C. E questa è una cosa che forgiava la generazione, cosa che purtroppo non avviene oggi, perché tu ovviamente se sei cresciuto, nato, cresciuto insomma dal 2003, 4, 5 ad oggi, hai 14, 15, 16 anni, hai visto il Napoli sempre in quella certa posizione, lo hai visto anche vincere delle coppe più che dignitose, Coppa Italia, Supercoppe, hai visto battere la Juve, hai visto venire squadroni qua ed essere dominati e battuti, però ovviamente Liverpool. Non fai né il Liverpool, ma io ricordo anche il primo tempo del Real Madrid, la partita fu persa, ma il primo tempo al San Paolo fu straordinario, e però chiaramente tu non vedi poi, come dire, il salto definitivo a vincere, e per assurdo poi non vedi neanche l'abisso che ti permetterebbe di capire fino a che punto sei tifoso di quella squadra perché vince, o la sostieni perché è quella della tua città. Grazie, adesso tentiamo di dare la linea a Luca Lacrimini. Io gli attivo di nuovo il microfono sperando che possa andare bene. Vediamo un po'. Facciamo una domanda a Luca Lacrimini a questo punto. Sì, e poi attimo. Facciamo intervenire Pasquale e Alessandro Carlino. No, un momento, sto cercando di sbloccare il microfono, di attivare il microfono, ma non si attiva di Luca. Forse deve attivarlo lui da là, no? Dal suo dispositivo. Deve fare lui, deve disattivare là. Luca attiva il microfono. Comunque la domanda che vale per te e per gli altri due, per Pasquale e Alessandro, è unica, la faccio e vediamo un po' se riesce a sbloccare. Luca, come vedi il campionato del Napoli? Questo è un campionato particolare, è stato del tutto particolare, quindi non si può, secondo me, esaminare il campionato del Napoli se non in un contesto generale di un campionato che ha presentato un altro volto quest'anno, con più squadre in lotta per il titolo, per lo scudetto, tra le squadre addirittura che a un certo punto erano dette, menzionate dagli addetti di lavoro come una se non la favorita principale per la vincita del titolo tricolore era addirittura il Napoli. Luca, mi hai sentito? Puoi rispondere? Non lo so. Non si sblocca il telefono. Luca, sblocca il telefono se puoi sbloccarlo da lì. Tieni bloccato il telefono.
Allora, intanto continuiamo questa chiacchierata che stavamo facendo con Paolo Travo, nel frattempo che sblocca... No, passiamo a Pasquale, aspetta. Attraverso una domanda di Pasquale, un intervento di Pasquale e poi di Alessandro. Vai Pasquale. Allora, Sam, io voglio dire, signor Travo, prima voglio fare i complimenti, che titolo è azzeccatissimo. Perché grazie, il tipo grazie. Per Napoli è sulla pelle proprio. Ed è un tipo che si tramanda da padre a figlio e da nonno a nipote o nipote. Però posso dire, posso soltanto una precisazione. Nell'era Ferlaino c'era una maggiore, cioè, la società faceva aumentare la passione per il Napoli. Con De Laurentiis invece c'è stata una distruzione della passione per la squadra del Napoli. E mi spiego, senza fare polemiche con nessuno. Noi, cioè, nell'era Ferlaino si facevano allenamenti ogni tanto all'allora chiamato San Paolo, adesso Stadio Maradona. Adesso il Napoli è fuori dalla città di Napoli, non ha una sede a Napoli, non ha una squadra primavera a Napoli, non sembra una squadra di Napoli, ma sembra una squadra più di Castelvolturno, con tutto il rispetto per le persone di Castelvolturno. Quindi cioè, fare qualche un'operazione di simpatia, di marketing, una promozione di fare allenamento. Giunta le aveva promesso che qualche volta l'allenamento al Maradona si faceva, ha fatto il Pinocchio della situazione come sempre. E questo non è un bene per un bambino non vedere la propria squadra della città andare a Castelvolturno, perché non è da tutti. Io ci sono andato, e ci sono andato con il pullman e con il treno. È molto lontano Castelvolturno dalla città di Napoli, non è facile. Scusa un attimo Pasquale, dico a Luca Lacrimini, per favore Luca, allora facciamo così, sconnettiti connettiti successivamente, esce ed entra, vediamo un po', dai Luca. Riconnettiti, esci prima e poi ti riconnetti. Altrimenti devi fare una diretta telefonica con Luca. Oppure devo fare una diretta telefonica, ma me lo devi dire tu. Vabbè, io intanto lo chiamo. Vai Pasquale, continua. No, io questo stavo dicendo alla signor Trave. Perché è una questione di bello, io sono diventato tifoso del Napoli quando il Napoli ha perso con il Perugia 0-1 con autogol di Ferrario, e da allora ho visto di tutto, ho visto la Serie B, le vittorie, il fallimento, però là c'era la passione. Io mi ricordo a un Napoli Ascoli di Serie B, ma c'erano migliaia e migliaia di persone che tifavano per la propria squadra, non c'era questa sfiducia, questa mancanza di passione per la propria squadra. Diciamo che il presidente De Laurentiis qualche colpa ce l'ha. Alessandro Cardito, vai tu. Intanto Luca vedo che è uscito, può darsi che tenta di rientrare. Vai Alessandro, stessa domanda. Sì, per quanto riguarda il campionato del Napoli, io ecco, ho ancora questo, come dire, questo pensiero fisso, no? Senza le tante assenze per quasi metà stagione, il Napoli penso, non dico avrebbe vinto per distacco, ma sarebbe sicuramente Luca, avrebbe maggiore competitività. Ecco, e quindi vuoi che continuiamo qui per telefono di viva voce? E cioè che sicuramente il bicchiere esiste. Alessandro, scusa un attimo. Ci voleva il PC. Allora facciamo la telefonica. Facciamo, ti mando in viva voce. Quindi chiedo per favore, c'è Luca Lacrimini che è in viva voce. Luca, ripeto, Antonio, volevi tu fare una domanda a Luca? Sì, allora stavo dicendo, Lacrimini arriva, intanto c'è un nome, che è Edi Rea, che è un grande signore del calcio, io lo considero forse uno dei più grandi signori del calcio. No, non funziona, dimmela meglio, gliela giro io, Antonio. Ecco, Edi Rea è stato uno dei più grandi signori del calcio, ed è stato proprio quello che in prima battuta col nuovo Napoli non riuscì a portarlo subito alla serie successiva, perché la finale con l'Avellino la perdemmo. Poi Antonio, breve la domanda. Sì, arrivò Luca Lacrimini e quella squadra in poco tempo praticamente la prima parte riuscì a fare il salto di categoria. Quindi i ricordi che ha di Edi Rea, per esempio. Come? Edi Rea.
l'allenatore allora, del Napoli. Che... Sì, sì, allora i ricordi, oh, no. Allora vi dicono, ti chiedono non i ricordi giocato, che hai... solo in Serie A con il Napoli, da Crimini. Allora... Sì, però no, c'era già lei, direi io. Allora, sì, però, io arrivo a gennaio. A gennaio. No, Pasquale, per favore, non ci sovrapponiamo. I ricordi di Eddie Deja, Luca. I ricordi di Eddie Deja sono ricordi molto belli, ricordi di una persona particolare, una persona... un allenatore semplice, un allenatore che ci faceva stare bene e secondo me è stato l'allenatore giusto per risalire quegli anni dalla C poi fino alla Serie A al Napoli. È stata una persona giusta, una persona equilibrata, una persona che sapeva quello che voleva e era comunque uno che sa fare gruppo, che si divertiva con noi. E è stato un allenatore che secondo me ci voleva a Napoli in quel momento. Ecco, allora, la domanda che ti ho fatto prima e che non potevi sentire chiaramente è che campionato ha fatto secondo te il Napoli nel contesto del campionato di Serie A che abbiamo vissuto quest'anno, che è stato un campionato anomalo, non uguale a tutti gli altri perché ci sono state diverse squadre pretendenti al titolo. Ma io credo che il Napoli abbia fatto un campionato più che positivo. Perché allora qui bisogna guardare sempre ai punti di vista. I punti di vista sono particolari, perché il Napoli abbiamo pensato per diverso tempo che potesse vincere anche lo scudetto, l'ho pensato anche io. C'è stato l'unico problema che c'è stato, ha vinto il Milan. Ha vinto il Milan, è una squadra che non aveva più del Napoli, secondo me. Però il Milan ha avuto quel, secondo me, quel fatto di cultura. Cultura, non, cioè mi voglio far capire, no? Cultura, che a Napoli non c'è cultura, certo. A Milano sì. Cultura vuol dire comunque un risveglio di un ambiente che è guidato a vincere. Secondo me la differenza è stata lì, perché il Milan ha vinto tanto nella sua storia. Certo. E anche nelle sue difficoltà, di tutti gli anni che non ha vinto, comunque c'ha un'identità. C'ha un DNA che quando si trova lì vince, guarda le coppe campioni, è la squadra in Italia che ne ha vinte più di tutti. Il Napoli magari parecchie volte potrebbe essere anche un fatto caratteriale o dei giocatori, non del pubblico, perché il pubblico da sempre per una vittoria di Champions, non solo di campionato. Però il fatto dopo si parla sempre di l'abitudine a vincere. L'abitudine a vincere. Secondo me l'abitudine a vincere è fondamentale. Quindi se io ritorno indietro con il tempo, e spero che vengo capito, non voglio essere interpretato male, il Napoli ha vinto perché ha avuto un extraterrestre che l'ha aiutato a vincere, oltre che un gruppo, il tifo, tutto quello che volete, ma l'extraterrestre gli ha fatto vincere il campionato. Allora, prima di una squadra abituata a ogni anno combattere sempre per poter vincere lo scudetto o delle coppe. Ok, intanto... Questa è la spiegazione, se no mi ha dato un'altra spiegazione, perché è una squadra che non gli mancava niente per poter vincere il campionato. Sì, allora, prima e poi gli altri magari ti faranno una domanda, volevo dire, ma non c'è stato pure quel quid da parte del Milan in più dovuto proprio alla sua storia, alla sua esperienza, al fatto che ha vinto tanto, che ha capito praticamente che quest'anno ci volevano due personaggi e li ha avuti. Uno si chiama il signor Ibrahimovic, che non tanto per il contributo che ha dato come calciatore, perché ha giocato poco, ma come collante, come vice allenatore, come collante tra la squadra e la società, ha risolto diverse problematiche. Noi abbiamo visto che in panchina Ibrahimovic dava consigli ai giocatori, li citava, li guidava, e questo è un qualcosa in più per una squadra. E l'altro è Giroud, che campione del mondo, si è vista tutta la sua esperienza, e quindi i conti con questi due personaggi, i conti sono quadrati, insomma, e non ha vinto lo scudetto. Che ne pensi? Sì, ci può essere stata, sì, sicuramente questo fa parte dell'esperienza, no? Fa parte dell'esperienza di due calciatori che sono abituati a vincere. Magari il Napoli qualcosina di meno, però si sta parlando di Dante Insigne, che viene anche un campionato europeo vinto, quindi l'esperienza comunque ormai, perché da poco tu hai vinto un campionato europeo, anche la protagonista. Osimhen è il ragazzo che ha fatto benissimo, purtroppo c'è stato il fatto dell'infortunio, e lì secondo me il Napoli ha perso tanto. Un Mertens che ha fatto il record di gol nella storia del Napoli.
Quindi non posso pensare che a livello calcistico ci sia stata questa enorme differenza. Probabilmente la differenza la fa con la testa, perché tanto è quello che tutti devono capire. Chi c'è stato nel calcio, chi c'è, lo sa. Per quello che può insegnare un'umile persona come me, che la testa fa la differenza, le gambe la mandano alla testa. E c'è stato del momento in cui c'era da fare quel cambio di marcia che ti teneva lì fino alla fine, e tutte le volte c'è questo problema. Tutte le volte c'è questo problema. Sì, Ibrahimovic, ma Ibrahimovic non tutti se lo possono permettere, dargli 7 milioni per stare con i compagni. Bene. Paolo Trapani, vuoi fare una qualche considerazione o qualche domanda a Luca Lacrimini? Ma la domanda è proprio sulla base di quello che lui diceva giustamente, no? del blasone, della storia che può fare la differenza. Se lui in campo ha avvertito, diciamo, chiamiamolo questo peso, come vogliamo definirlo, questa sorta di spada di Damocle, di avere comunque un contesto più difficile dove emergere, vabbè, ha giocato in un momento in cui il Napoli era, diciamo, in una fase di ricostruzione, no? Di rifacimento, eccetera. Però la domanda è proprio questa: come ha vissuto in campo vestire la maglia azzurra rispetto appunto al dover affrontare squadre molto più blasonate, che poi quando è il momento, diciamo, di stringere, sì, fanno pesare anche la loro storia e il loro blasone. Sì, no, Paolo Trapani ti chiedeva, tu hai vissuto un periodo particolare, insomma, della storia del Napoli, del calcio italiano, eccetera. Come ti sei sentito nel pur vestendo la maglia del Napoli, incontrare il peso, quello che tu dicevi, si sente proprio la differenza quando giochi con le squadre di un certo blasone, senti la differenza, senti il peso, senti la responsabilità di dover giocare contro queste squadre. Allora, vi dico, in primis, se non hai la personalità per poter stare, è preferibile uno meno bravo che è forte mentalmente, perché a certi livelli, se non sei forte mentalmente, puoi essere anche un fenomeno, ma se non sei forte mentalmente non potrai mai calcare certi campi. Io perché ve lo dico questo? Nel mio piccolo Napoli, quando sono arrivato, mi sono trovato davanti a 40.000 persone, 40.000 persone io non ci avevo mai giocato. Entrai quella partita con la Cireale, appena arrivato, mi ricordo come se fosse ora che presi la palla, scartai tre avversari, tirai in porta da 30 metri e buttai la palla fuori da San Paolo. Penso che fuori da San Paolo, fuori ce l'avrei buttata nessuno la palla. Io sono stato capace di farlo. Però c'è stato un applauso generale, perché comunque il pubblico ha percepito che io non avevo paura di stare dentro, perché se tu hai paura di stare dentro non ci può stare, perché in qualunque lavoro possiamo fare ci possiamo nascondere dei momenti di difficoltà, dentro il campo ti vedono tutti, non ti puoi nascondere dietro i cartelloni. Quindi la personalità e la mente, la forza di quelli che stanno lassù e vincono sempre, perché hanno la forza mentale prima di avere la forza e le capacità tecniche e fisiche, c'era una forza mentale di poterci stare. Questa è la differenza che fa, no, i grandi campioni dai giocatori normali. Eppure tu hai osato, caro Luca, tu hai segnato un gol su rovesciata che io non sono riuscito a trovare, altrimenti l'avrei mandato in onda. Mi senti? Se vuoi te lo mando. Sì, è un gol su rovesciata dove mi ha colpito la tua abilità nel capire, cioè è scritto che c'era uno schema predisposto, preparato, dove tu dovevi... Era uno schema di Maurizio Sarri. Sì, schema di Sarri, esatto. Tu dovevi ricevere la palla al limite e dovevi tirare la sotterra, dovevi tirare in porta. Se non che la palla non ti è giunta per sbaglio la sotterra, ma ti è giunta una certa altezza. Tu abilmente, incredibilmente, ti ripeto, mi ha colpito questo particolare. Subito, istintivamente, non ti sei perso l'animo e hai fatto una rovesciata e hai fatto un Eurogol. Quindi, lì nell'Eurogol c'è stato, perché lì bisogna essere onesti, c'è tanta fortuna anche quando fai dei gol del genere, ma non che l'ho fatto io, anche Cristiano Ronaldo o i più grandi calciatori del mondo, c'è sempre tanta fortuna. Poi c'è la pazzia e poi c'è il gesto tecnico, poi ci sono tanti fattori, però le cose
non devi avere paura di poterle fare, tanto cioè, la cosa peggiore che ti possono fare è fischiare, però se tu riesci a farla viene osannato, viene osannato. E poi in quell'occasione a me quella palla lì me la mise liftata un certo Ciccio Baiano, non uno qualunque. Bravo. Pasquale Spera, vuoi dire no, brevemente? No, sono prima Lacrimini, ringraziato per quello che ha dato a Napoli. Poi il campionato, parole sante ha detto Lacrimini, per vincere un campionato, per vincere un qualcosa si vuole prima il carattere e poi la classe, se no non si va da parte. Poi un'altra cosa, forse l'allenatore nel momento cruciale contro la Fiorentina, l'Empoli e la Roma qualcosa ha sbagliato, però in fin dei conti fino a Bergamo ti ricordi noi eravamo tutti quanti contenti perché eravamo lì lì per vincere lo scudetto. Diciamo Pasquale, che una domanda, non un'analisi, perché no, una domanda, che ne pensi delle scelte dell'allenatore nell'ultimo mese? Allora, Pasquale Spera ti richiede cosa ne pensi delle scelte dell'allenatore nell'ultimo mese di Spalletti, le sue scelte. Allora, ho visto molte critiche, no? In alcune situazioni mi è venuto pensato anche a me di poter dire ma perché ha fatto queste scelte, no? Però dopo io mi metto anche dalla parte di quei 37 anni di vita che io ho passato nel mondo del calcio. Quei 37 anni, tante volte mi sono chiesto tante cose, però non ho mai visto uno che fa scelte per farsi del male. Quindi, prima che di giudicare io, posso dirlo dentro di me e dico, cavolo, ma perché ha fatto quel cambio? Perché ha tenuto in campo lui invece? Perché bisogna sempre esserci. Noi guardiamo la partita la domenica, però tante volte non sappiamo le disamine di quello che sono gli allenamenti, di quello come stanno le persone, di quello che vede l'allenatore, quello meglio, quello peggio. Un giocatore che magari dice sono affaticato, ci provo lo stesso, poi magari viene sostituito, dice ma perché l'ha sostituito? Cioè, e si può dire tutto e di tutto nel calcio, no? Tutti. Però bisogna esserci, bisogna capire quello che lui vede tutta la settimana, cosa che non vediamo noi. Esatto. Ti potrà fare una disamina, se oggi ero nel Napoli, ti potrò dire perché ti ha tolto il mister? Perché non stavo bene, non sapeva niente nessuno, un esempio stupido. Però bisogna esserci dentro e non ho mai visto un allenatore che fa delle scelte per farsi del male, perché prima, cioè, oltre che fare del male al Napoli fa del male a se stesso. Esatto. Quindi non credo che sia autolesionista. Allora a questo punto ci vado sempre cauto nei giudizi, posso dire dentro di me o con un amico, cavolo, ma perché ha fatto quello? Poi dopo mi viene da pensare, Luca, ci sono 37 anni, quante volte hai visto delle cose che magari la gente si chiedeva perché, ma non sapevano le disamine di quello che è stata la settimana, di quello che è stato il periodo. Parecchie volte non sappiamo se un giocatore ha avuto dei problemi in settimana che non sono fisici, magari mentali, a casa. Ci sono talmente tante componenti in un gruppo di 25 persone, perché non è un tennista, non è Federer che gioca uno contro uno con Nadal, quindi sta a te. Le componenti di 25-30 persone, non è facile per un allenatore stare con 25 teste che magari hanno dei problemi in dei momenti e poterle gestire e poterle mettere al meglio per la domenica. Tutto qua. Ma per Spalletti, come vale per Spalletti, vale per tutti gli allenatori. Indubbiamente. Alessandro Gardito, una domanda breve per Luca Lacrimini. Brevissima e collegata a quello che stavamo dicendo al signor Luca Lacrimini, che io ringrazio come tifoso del Napoli, oltre che diciamo sia aspirante a detto ai lavori così giornalistici e simili. Dunque è Luca Lacrimini che dava ragione alle scelte del mister o il mister che sbagliava i cambi o a schierarlo dall'inizio? È Luca Lacrimini che dava ragione alle scelte del mister o il mister che sbagliava i cambi all'inizio? È Marzulliana. Ma vi ripeto, non mi sento di dare queste risposte perché vedendole in televisione, vedendo tutte le partite, non mi sentirò mai di dirvi al 100% qual è la verità, perché la verità la sanno solo loro. Noi nessuno può dire da fuori
quello che è veramente la verità di tutte le cose che possono accadere, che sono successe, non si possono sapere. Cioè, io non mi sento in grado, anche se sto 37 anni su un campo da calcio, non vi posso dire, non vi posso dire in quel modo o in quell'altra maniera. A volte, scusate se mi permetto, è anche troppo facile, perché condanniamo sempre comunque una persona che deve stare a decidere per 25 persone, quindi non è mai facile, specialmente a questi livelli, quando c'è tanto equilibrio, quando i giocatori si equivalgono, quindi non è semplice. L'allenatore, io ho cominciato a farlo, ho smesso, perché non mi sentivo in grado di poterlo fare, perché secondo me è una delle cose più difficili che c'è al mondo. Bene, c'è qualcuno che vuole fare un'altra domanda? Posso? Non ti sento, Antonio, non ti sento. Ho disattivato il microfono perché c'era un cane fuori che abbaiava. Scusatemi. Allora, lui ha giocato con tanti giocatori, ma adesso mi viene in mente qualcuno, tipo Gianluca Grava, sì, che grazie. Parte dalla Serie C, poi fa la B, poi arriva alla A e diventa un grandissimo giocatore con la maglia azzurra. Quante di queste storie abbiamo potuto vedere? Pochissime. Forse nel Sassuolo ne abbiamo vista una con Magnanelli. E poi il Pampa Sosa era il nostro Ibrahimovic che entrava e risolveva le partite. Allora, mi chiede di Grava, che hai giocato con tanti giocatori, Antonio Miele, mi chiede di Grava, che tu hai giocato con tanti giocatori, ma mi chiede di Grava, Grava ha fatto una carriera dalla C1 fino alla A, e praticamente è stato proprio ha giocato al massimo per la maglia, per la squadra, per i tifosi, e quindi ti chiede un parere su Grava. In più, sul Pampa Sosa mi dice ti chiede Antonio Mele, è stato il Pampa Sosa l'Ibrahimovic del Milan per il Napoli in quegli anni? Allora, Gianluca Grava è stato il ragazzo, è stato fantastico, perché è stato un giocatore che era il fenomeno della situazione, che prendeva la palla e scartava 4-5, cioè è stato un giocatore forte, è quello che vi parla a livello mentale. Gianluca Grava è un forte a livello mentale, oltre che essere bravo nel campo, per carità, ma la sua forza era a livello mentale, perché ha scavalcato le categorie, perché è arrivato fino alla Serie A, ci è rimasto, perché aveva questa forza mentale di poter stare lì in quel momento e di dare grande soddisfazione alla gente, e grandi soddisfazioni se le prese lui. Il fatto del Pampa Sosa, era un valore aggiunto, il C1, uno come Sosa, il C1 era, non si può paragonare manco a Ibrahimovic, ci si può paragonare di più, Ibrahimovic è sempre la stessa categoria in Serie A, lui in C1 ha avuto quell'anno e mezzo, perché sennò lui con la C1 non c'entrava niente, cioè, sia a livello fisico, mentale, tecnico, cioè un giocatore che non apparteneva per niente a quella categoria, e per il Napoli era non fuori classe, ma molto di più, quindi e poi ha indossato l'ultima maglia numero 10, quindi ecco. I giorni che non si dimenticano, volevo dire una cosa io senza che fa la domanda agli altri, sì. È che la cosa sconcertante per me, oltre alle restrizioni e oltre il Covid, tutto quello che purtroppo abbiamo vissuto tutti, perché questa è una cosa che appartiene a tutti, quella giornata lì è l'ultima volta che c'è stato 70.000 persone, perché i paganti erano di meno, ma con tutto il resto, accrediti e tutto quanto, saremmo arrivati a 70.000 quel giorno. 72, Luca, se ti riferisci a Napoli, Perugia, ce l'ho anch'io, 72.000. Si parla del 2005-2006, sì. E ti posso assicurare, e voi lo sapete meglio di me, non si sono più rivisti a oggi neanche contro il Barcellona. Quindi io ho avuto la fortuna di stare in un campo da calcio con quello del San Paolo con 72.000 persone, e 70.000 persone non si sono più riviste, cioè io mi porterò sempre questa cosa in eterno nella vita, perché in C1 ho visto 72.000 persone e tanta gente che ha giocato in Serie A per una vita non l'ha mai vista. Sì, ascolta, e poi c'è l'ultima domanda, ascolta, quindi mi ricollego un attimo al Pampa Sosa, quindi diciamo così che Pampa Sosa potrebbe andare, secondo te, come noi, molti tifosi del Napoli
vorrebbero un Pampa Sosa nella squadra, nella dirigenza, che occupi un ruolo particolare, che occupi sia un ruolo sia il collante tra tifoseria e dirigenza, ma anche che sia il motivatore fuori dal campo, il motivatore a tutti i livelli, colui che riesce a far a risolvere alcune situazioni non tecniche, ma diciamo sì, psicologiche, oppure di contrapposizione tra, anche tra i dirigenti del Napoli. Che ne pensi? Un Pampa Sosa, dirigente del Napoli, cosa, come lo vedi? Scusatemi, ma io sto facendo, mi devo equilibrare qui con tanti apparecchi, per cui sono un po'. Vai, stai andando bene. Vai benissimo. Lo vedrei molto bene, perché è un ragazzo carismatico, è un ragazzo che ama Napoli, è un ragazzo che ha vissuto la sua esperienza a Napoli, argentino, sempre con quella passione e sempre con il fatto che comunque c'è stato di aver mandato a Napoli, che lo stadio si è intitolato a lui. Quindi è un argentino, lo ritengo un argentino napoletano, quindi potrebbe essere anche una buona soluzione portare una persona che veramente ama questo posto, perché tanto ne conosciamo tante di persone, non sto parlando del Napoli, sto parlando in generale in questo momento, che comunque vanno nei posti e dicendo faccio questo, faccio quest'altro, giustamente, ma poi dopo alla fine la differenza la fanno quelli che veramente amano amano stare dove sono in quel momento, e che comunque non avrai mai dubbi che possono dare il 120%. Esatto, tanto il Pampa Sosa segue molto il Napoli, anche attualmente, ed è molto in città pure. Allora, Alessandro, volevi fare una domanda breve, così lasciamo andare Luca Lacrimini. Sì, diciamo, visto che Luca ha parlato molto dell'aspetto della personalità, no? del carattere, del non spaventarsi, diciamo sì, di fronte a un certo pubblico, a certi palcoscenici, no? Volevo chiedergli, ma dopo tanti anni, come fa il club, i vertici del club, a non accorgersi di, diciamo sì, di questa vera o presunta, forse più vera che presunta, lacuna che ha avuto spesso la rosa del Napoli? Cioè, il fatto che io sento poco. Qual è la lacuna? Cioè, praticamente, come ha fatto il club a non accorgersi, no? Tra l'area tecnica Giuntoli, gli allenatori, il presidente, Chiavelli, di reclutare, forse l'avevano anche scelto, Ibrahimovic era venuto prima a Napoli. Ah, ho capito. Allora, come ha fatto l'organizzazione, l'organizzazione attuale del Napoli, con De Laurentiis in primis, in testa, a non accorgersi, insomma, anche tutta la dirigenza del Napoli, anche se la dirigenza del Napoli, stiamo sempre lì, si tratta di padre, figlio, e aggiungo io facendo una battuta, Spirito Santo. Allora, nonostante la come non abbiano fatto ad accorgersi che ci voleva una figura di questo tipo all'interno della società? Allora, in primis, prima faccio una premessa e poi vi rispondo. In primis voglio fare, prima che chiudiamo il collegamento, fare gli auguri oggi al presidente, sì. Presidente, al figlio, che il figlio ogni tanto lo sento sempre, quando posso vengo a Napoli, e quindi gli auguro tutto il bene del mondo, perché comunque secondo me hanno fatto un grande lavoro in questi anni, perché bisogna ricordarsi da dove siamo partiti, e li posso solo che ringraziare io, perché mi hanno dato l'opportunità di vivere un sogno, quindi per me sono soltanto grazie, posso dire. E poi per il resto non è un fatto da accorgersi, loro sanno, se ripeto, non ho avuto l'opportunità di parlare con loro in questi ultimi anni di dettagli, quindi non è un fatto da accorgersi, è un fatto di aver fatto delle scelte, e poi se sbagliate che ne siano, uno fa delle scelte, però non credo che sia un errore, sia una scelta che loro hanno fatto, e vediamo con il tempo se può darsi si renderanno conto
di vedere come poter mettere magari una figura anche diversa, una figura importante, non tanto per fare, non che venga lì a prendere il suo stipendio e basta, ma una figura che sia importante per far sì che il Napoli arrivi a questo obiettivo, che ritengo che dopo tanti anni se lo meritano, secondo me se lo meritano, se lo meritano la scelta di Napoli, se lo meritano tutti. Infatti stanno, ci avevo sperato tanto come negli altri anni, ma purtroppo non è stato così, però anche l'anno prossimo a Napoli si sentirà la musica della Champions, quindi io credo che comunque tutto sommato si gioca sempre a tantissimi livelli. Bene, Luca, io ti ringrazio, anzi no, noi tutti ti ringraziamo con il cuore. Per... Io ti ringrazio, ti chiedo scusa per questo disguido. Capita. Colpa mia, se no sarei stato un collegamento con voi anche visivo, ma purtroppo non vi sentivo, quindi se devo fare una trasmissione quando non sento le domande non vi posso neanche rispondere, quindi io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato, è sempre un piacere. No, grazie a te e la tua presenza qua sotto tutti i punti di vista. Luca Lacrimini, grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Allora, Antonio Miele, vai, sì. Procedi tu con sì, il nostro Paolo Trapani. Parliamo un po' anche di Paolo Trapani. Ecco, allora l'abbiamo trascurato un po' perché avendo un collegamento che doveva terminare prima, ho fatto bene a dedicare un po' più di tempo a Luca Lacrimini. Adesso ci dedichiamo a Paolo Trapani perché c'è un libro che ispira il quinto libro, secondo me, a Paolo Trapani, e quello là è Il rigore per la Juve. In realtà quest'anno e anche l'anno scorso la parola chiave doveva essere rigore per l'Inter, perché la Juve, a parte il declino dovuto al fatto che i risultati non ci sono stati, ma non credo che sia più quella che coordina il palazzo, perché altrimenti non ci sarebbe stato il problema delle plusvalenze in cui Agnelli si è trovato, anche ahimè il presidente De Laurentiis, e tanti altri fatti, tipo quello di Suarez per l'esame. Cioè, diciamo, la Juve ha perso un po' di potere nel palazzo. E io ho avuto l'impressione che quest'anno il campionato era fatto su misura per l'Inter, anche gli errori arbitrali andavano sempre in quella direzione. Quindi io gli ispirerei un libro, Rigore per l'Inter, o non rigore contro l'Inter, perché poi il Milan si è trovato lì e l'ha vinto perché l'Inter l'ha buttata via, perché con la partita col Bologna la poteva perdere solo l'Inter mettendo un portiere che non ha mai giocato in porta e facendo fare un gol al Bologna che neanche quello di Meret. Antonio, perdonami, ti chiedo davvero perdono, vorrei rispondere anche perché mi sono dimenticato di parlare della trasmissione che va in televisione, questa trasmissione, quindi vorrei rispondere all'amico Luigi Gallucci che dice: buonasera, quando organizzate il prossimo terzo tempo c'è speciale terzo tempo venerdì, o giovedì o venerdì tra l'altro, però volevo ricordare che questa trasmissione terzo tempo andrà domani in differita su Nuvola TV canale 859 in tutta la Campania e parte del Lazio, nonché per coloro che non l'avessero ancora vista, anche dopo domani mattina ci sarà la differita sul canale 859 Nuvola TV. Poi poi leggeremo dopo le varie domande, però mi interessava dare questa risposta e ricordare del digitale terrestre. Vai Antonio. E quindi rigore per l'Inter, il prossimo libro, perché mi pare che la Juve sta perdendo un po' di potere in questo senso. O nell'immaginario sì. È sempre la nostra maledetta. Sì, grazie Antonio anche per aver parlato di questo libro. Questo è un libro che è uscito nel 2020, in pieno Covid, tra l'altro. Quello che adesso si vede è uscito nel 2017 e poi c'è Napoli, la città del calcio, nel 2018. Invece il più giovane è l'ultimo di cui parlavamo prima, Napoli sulla pelle. Ma io penso che la Juve si sia messa in grossa difficoltà perché sono anni ormai che l'ossessione di cercare di vincere la Champions ha portato poi la società a fare il passo molto più lungo dal punto di vista economico e finanziario. I conti sono completamente saltati, l'inchiesta e le perquisizioni che sono scattate non solo sulle plusvalenze ma sui bilanci della Juve degli ultimi 3 anni, indagine tra l'altro della Procura di Torino, di un pool di magistrati esperti in questioni di carattere economico, dimostrano che la Juve ormai per anni ha portato a bilancio cifre che non erano quelle reali.
credo che nel decennale, nei 10 anni di gestione di Agnelli, la società sia andata incontro a 3 o a 4 aumenti di capitale. Parliamo di una società quotata in borsa, quindi con tutto quello che ne consegue. L'Inter sì, l'Inter ha avuto rispetto alle altre squadre qualche vantaggio in più, però io quello che noto è che poi quando la Juve viene tirata fuori dalla lotta che conta, come quest'anno, anche perché poi non aveva più Cristiano Ronaldo, insomma i problemi economici si sono poi sommati a quelli sportivi e tecnici in campo, il campionato quando poi non c'è la Juve per lo mezzo è sempre più equilibrato, perché in un modo o nell'altro anche la squadra che ha qualche vantaggio in più o la squadra che ha qualche svantaggio in più trova comunque un riequilibrio, un riassetto. Quando la Juve, come dicevi tu, ha tutto il suo peso politico e sportivo sul campionato, là poi i favori diventano sempre più gravi e soprattutto, quello che dico sempre io, non si verificano mai a sfavore della Juve. Cioè la Juve credo nella sua storia non abbia mai perso uno scudetto, una coppa, una finale per un importante torto arbitrale subito, almeno a mia memoria, in Italia non me ne ricordo. Sì, forse qualcosa in Europa, ma non... Qualcosa in Europa, ma lì ci sono altre dinamiche, anche le stesse polemiche sugli arbitri sono molto relative, perché le squadre che competono non sono sempre le stesse, non sono sempre la Juve, il Milan e l'Inter, ma sono molte, molte di più, quindi il paragone è complicato. E, quest'anno, diciamo, al di là degli arbitri, però, quello che poi ha livellato tutto è stato il farsi male da soli, perché alla fine sia il Napoli, sia il Milan che l'Inter, in alcune fasi della stagione, hanno perso punti che non si potevano perdere. Il Napoli, diciamo, ne ha perso qualcuno in più. E il Milan ha vinto lo scudetto perché poi è riuscito a piazzare i colpi negli scontri diretti. Poi c'è stato il suicidio dell'Inter col Bologna, come hai detto tu, con Radu in porta, che ha fatto quell'errore madornale. E quindi, diciamo, per esclusione il Milan si è trovato, avendo fatto qualche errore in meno, con quei 2 o 3 punti in più che le hanno fatto vincere lo scudetto. Scudetto però più che meritato. Anche se il rammarico sta nel fatto che poi, al di là dei punti persi o meno, io non vedo una differenza importante tra le rose, cioè la rosa del Napoli, quella dell'Inter e del Milan sostanzialmente si equivalgono, se si prende ruolo per ruolo ogni giocatore della rosa di queste 3 squadre, non ci sono i fuoriclasse da una parte e giocatori scarsi dall'altra, ci sono 3 squadre di buon livello, con ottimi calciatori, sostanzialmente non ci sono grandi fuoriclasse, nessuna delle 3, però ha pesato poi l'episodio, ha pesato il giocatore di esperienza tipo Giroud, che ha segnato nelle partite che contavano, ha pesato chiaramente anche l'infermeria in casa Napoli, perché molti punti sono stati persi anche a causa di una rosa che si era ristretta per gli infortuni, per la Coppa d'Africa eccetera. Poi il rammarico più grosso l'abbiamo avuto perché gli errori ce li siamo fatti da soli, diciamo, sono arrivati nel momento in cui della stagione in cui c'era la rosa al completo, il Napoli, lo ricordo, dopo la trasferta vincente di Bergamo era primo, e quindi a quel punto nessuno di noi ovviamente andava all'idea che potesse pesare il fatto che era mancato Osimhen per un po' di partite, che era venuto meno un certo giocatore perché aveva avuto il Covid eccetera eccetera, ma stando lì ormai era una questione di crederci fino in fondo, e ormai è ovvio, lo sappiamo, ma non solo perché l'abbiamo visto, lo sappiamo anche leggendo le dichiarazioni di Spalletti e di altri. Il problema è che alcuni dei giocatori non ci hanno creduto, o almeno non hanno dimostrato di crederci fino in fondo. Il problema caratteriale del Napoli c'è poco da fare. Poi nel Milan e nell'Inter io non vedo grandi leadership, grandi giocatori carismatici. C'è il caso di Ibrahimovic, per carità, ma fa storia a sé. Però la questione caratteriale del Napoli si è imposta in negativo. Alla fine è stato l'uomo che mancava, è stato quello. Non so perché, se i giocatori sono troppo giovani, sono troppo, come dire, timidi dal punto di vista caratteriale, no? Come diceva Luca Lagrimini prima in collegamento, quando non si ha poi il fegato, anche la pazzia di fare certe cose, non si può tenere testa a 50.000 spettatori che ti fischiano per un errore. Il dato è questo. Alla fine... Paolo, lo sai che, scusami Paolo, è sì. Tutto giusto quello che hai fatto, un'analisi perfetta, perfetta, io sposo anche le virgole, però diciamo così che questa mancanza di carattere, questa mancanza della volontà di fare la partita della vita, l'hanno manifestata in varie circostanze quest'anno, cioè hanno avuto 2
almeno 3-4 occasioni per poter raggiungere o superare le dirette avversarie. Quindi questo status che tu hai descritto molto bene si è ripetuto nel corso dell'anno, non per un solo incontro, ma in diversi momenti della stagione. Sì, sì, assolutamente. Si è manifestato anche l'anno scorso, no? Perché poi nella partita decisiva per la Champions Napoli-Verona noi abbiamo assistito a una non partita, voglio dire, se ricordiamo esattamente un anno fa, in una partita che non era per niente difficile, anzi il Napoli veniva da una grande vittoria a Firenze la settimana prima, la squadra non è scesa in campo. Io ricordo il mutismo di Gattuso che dopo 37 partite a urlare addosso ai calciatori ogni secondo, ogni azione, per quella partita rimase in silenzio, i calciatori addirittura timidi nell'esultare quando Rachmani fece il gol. Quindi voglio dire, una serie di cose che si sono poi ripetute quest'anno, come dicevi tu, in alcune fasi della stagione. C'è stata una fase in cui la sfortuna si è accanita, perché io ricordo le partite con lo Spezia e con l'Empoli perse perché si è giocato male sicuramente, ma sono state perse senza tirare, senza che l'avversario tirasse in porta. Io mi ricordo, diciamo, il ping pong che ha prodotto il gol dell'Empoli e l'autogol sfortunatissimo con lo Spezia, due partite che già se non si fossero perse avrebbero con quei due punti in più portato il Napoli più sopra, e poi se non ci fosse stato il suicidio con l'Empoli al ritorno, quei due punti in più e i tre punti in più ti facevano stare addosso al Milan sostanzialmente. Quindi, però il dato che emerge, come dici tu, è che poi nei momenti topici, nei momenti salienti, questo quid caratteriale che manca è evidente, ma lo hanno detto anche gli addetti ai lavori, non lo diciamo solo noi o i tifosi o chi va allo stadio. È qualcosa veramente di incomprensibile, che ha la controprova poi nelle 3-4 partite giocate dopo Empoli, quando la squadra si è completamente liberata mentalmente dell'assillo di dover giocare alla morte perché si poteva vincere lo scudetto. Liberata da questo assillo, la squadra paradossalmente ha cominciato a giocare ancora meglio. Lo si è visto in quei 20 minuti con il Sassuolo, in cui ha fatto 4-5 gol, lo si è visto dopo col Genoa, lo si è visto alla Spezia. Insomma, quando ormai l'aspettativa non era così alta, evidentemente giocatori che caratterialmente hanno un problema, diciamo, di tenuta caratteriale, vistisi liberati di questo peso, hanno giocato con grande incoscienza, con leggerezza, e hanno giocato dimostrando quello che valgono alla fine, perché sono ottimi giocatori, sono giocatori che possono tranquillamente vincere un campionato, così come l'ha vinto il Milan alla fine, come lo poteva vincere l'Inter. Paolo, posso chiederti se puoi restare con noi ancora un quarto d'ora, 20 minuti? 20 minuti non ce la faccio, 10 minuti sì, perché ho un problema logistico a casa perché volevo mandare uno stacco musicale, allora sì. Non fa niente, non lo mando. Dai. È un problema logistico, scusatemi, con va bene, preferisco avere te e non lo stacco musicale, tranquillo. Grazie. Allora io mi ero dimesso, è arrivato Gigione Maresca. Allora facciamo cambio, Enzo, chiedo di andare via. Ciao Gigio. Va bene, allora salutiamo il dottor Pasquale Spera, 87. Domani c'è il lavoro, scusatemi. Ciao Pasquale. Posso fare un appello? Cercate di venire a donare, perché a Napoli siamo, a Caldarelli c'è una situazione tragica per quanto riguarda le donazioni di sangue. Donare è un atto d'amore, non possiamo che ne parlare all'amore verso il prossimo. Donare è importante. E in questo periodo ancora di più. Saluto a tutti, ricordo che Sosa è stato l'ultimo giocatore con la maglia numero 10 del Napoli argentino. Napoli Frosinone, vi ringrazio, a tutti quanti, arrivederci. Ciao Pasquale. E presento Gigione Maresca, che è editorialista di Positano News, nonché è un valente conduttore in diverse TV, è un valente presentatore, coordinatore, insomma... Dai, direttore, sono semplicemente un ex tifoso del Napoli della Curva B. Pensando alla canzone di Nino D'Angelo, Curva B. Non sminuire la tua professionalità, perché tu ti adoperi a 360 gradi e devo dire, lo diciamo pure a Paolo nel caso non ti conoscesse. No, Paolo mi conosce. E allora è inutile.
è inutile che ne parli, cioè perché tu ti adoperi a 360 gradi su varie discipline, arte, cultura, sport, musica, per cui sei davvero una persona, un professionista di spessore. Allora, come professionista di spessore, Vincenzo Vitiello ti passa subito la parola e ti dice, scegli tu, o fai una domanda a No, Paolo. Aspetta, scegli la tu, domanda a fai. Paolo, ne avrei tantissime, Paolo, di domande, ma Oppure. oggi c'è il compleanno di De Laurentiis, ma anche il compleanno di Edoardo De Filippo, e guarda caso è morto un grande artista come Gennaro Cannavacciuolo, e non so se siete al corrente, un grande artista poliedrico. Ma ascoltavo Paolo con attenzione perché ci siamo incontrati in altre sedi e carattere. Mi sono segnato un appunto, come per scherzare un po', il primo appunto, il miele, perché ho visto Antonio Miele, a me mi hanno regalato, non sono riuscito, mentre cercavo di collegarmi, a trovare, poi magari vi farò vedere, un regalino che mi hanno fatto. Caro Paolo, ma io penso che è mancata tanta armonia nello spogliatoio del Napoli. Tu che ne pensi? C'è il miele, c'è proprio questo amore, no, tra presidente, il Vabbè, mister, qualche calciatore, che ne pensi? qua entriamo, diciamo, in un'altra questione che è una questione più strutturale, nel senso che il presidente non è, diciamo, uno che risulta simpatico alla piazza, all'ambiente, non c'è empatia ormai dopo 18 anni di proprietà del Napoli tra il padre, il figlio e i tifosi. Io sono stato allo stadio con il Genoa e quando è stato premiato Insigne sono partite delle bordate di fischi terribili all'indirizzo di De Laurentiis, quindi è, diciamo, è un clima che non è bello, non aiuta sicuramente. Non so, diciamo, quante sono le colpe di uno, quante sono le colpe dell'altro, magari è colpa di tutti, ognuno ci ha messo il suo. Fatto sta che, diciamo, non è una situazione che ti aiuta non dico a vincere, ma a creare un clima, diciamo, di costruttivo. E poi, comunque, questo fatto che gli allenatori in un modo o nell'altro vanno via, perché alla fine si rompono i rapporti come dire, di collaborazione con la proprietà, sono ormai un fatto acclarato, perché Benitez è andato via per un certo motivo, Mazzarri è andato via per un certo motivo, Ancelotti lo stesso, Gattuso lo stesso, Sarri non ne parliamo proprio. Quindi, in un modo o nell'altro, quando poi l'allenatore non dura, è difficile costruire qualcosa. Io non so fino a che punto Spalletti è granitico sulla panchina del Napoli, perché quello che abbiamo visto nelle ultime settimane comunque ha fatto pensare. Non so se c'è una frizione con il Però presidente, c'è un se ci sono. collega noto, noto collega nostro che chiede le dimissioni di Spalletti. A me non è piaciuto, non voglio fare il nome perché Ma le ognuno si assume le dimissioni, proprie ma le responsabilità. dimissioni. Ma le dimissioni non lo so, perché alla fine Spalletti quello che doveva fare ha fatto, quello che è successo in Velate campo. le ha No, chieste no, voglio velate, nel dire, ma senso chi che le ha se c'è un chieste le... disaccordo. Ma ci sono anche molti tifosi che pensano questa cosa. Io credo che alla fine lui è venuto qui con una missione. Tra l'altro ha raccolto un Napoli che era sulle macerie, perché quella partita di Verona col Verona ha lasciato veramente macerie. Io ricordo lui che arriva alla stazione a giugno, credo fosse la stazione di Afragola, nell'indifferenza totale. Io non ricordo mai un allenatore, un giocatore importante acquistato dal Napoli che arriva con quella indifferenza, proprio perché c'era un clima Bravo, bravo Paolo, bruttissimo bravo. dopo Napoli-Verona. Paolo, Poi detto Paolo, questo, poi io voi siete. Mertens l'avrei fatto giocare di più, per carità, ci sono anche degli No, errori suoi, però volevo dire. non credo che sia lui il colpevole del fatto che il Napoli non abbia lottato per lo scudetto fino alla fine, sia più una questione dei calciatori che dell'allenatore. Citavi Però l'altro. mi Tu c'è un domando, attimo. Un momento, se. Momento, Ciccione, no, brevemente, tu parlavi, Paolo, dell'anno scorso, della partita probabilmente che il Napoli ha sbagliato col Verona, no? Anche prima l'hai detto, no? E due trasmissioni fa è stato ospite nostro Salvatore Biazzo, e Salvatore Biazzo è convinto che passerà del tempo, ma magari fra 3, 4, 5, 6 anni la verità verrà fuori. Sì, lo credo anch'io, perché comunque, anzi, a me risulta, io sono stato tra i pochi a scrivere, tra l'altro subissato dagli insulti di molti colleghi che non si sono dimostrati, diciamo, solidali col fatto che io ho raccontato che qualcosa è successo, perché una buona parte dello spogliatoio voleva la conferma di Gattuso, questa richiesta non è stata accolta e
e tutto questo, siccome si è verificato nelle ore immediatamente precedenti a quel match, ha fatto saltare l'equilibrio che invece era stato costruito faticosamente nei mesi prima di quel Napoli-Verona, e che aveva portato il Napoli a fare un girone di ritorno straordinario. Credo che la media di Gattuso e del Napoli del girone di ritorno dell'anno scorso sia stata una media da scudetto. E poi ovviamente c'è stato il patatrac col Verona. Ma tornando poi a Spalletti, non credo che Spalletti, diciamo, arrivando qua un anno fa, nessuno avrebbe messo la firma sul fatto che arrivava terzo in Champions con una certa facilità, mettesse la Juve dietro di 9 punti, probabilmente nessuno ci avrebbe dato credito a questa storia il giorno dopo quel Napoli-Verona. Quindi bisogna comunque considerare questo. Poi è chiaro che correndo la macchina è prima, diciamo, nel circuito. Da tifoso tu speri che arrivi prima al traguardo, è ovvio, però torno a ripetere, le responsabilità non credo siano di Spalletti. Qualche cambio in alcune partite decisive l'ha mancato, l'ha sbagliato, però la sconfitta col Milan, il tracollo di Empoli, i punti buttati con Empoli e Spezia all'andata, io non credo che a Spalletti gli si possa imputare chissà che cosa. Gli uomini che aveva le col Milan, penso che lì, penso con Milan il secondo tempo poteva fare decisamente meglio con altri cambi, perché Zirischi era l'ombra di se stesso. Qualche cambio l'ha sbagliato, Mertens lo poteva utilizzare molto di più. Là c'è anche una questione un po' strana nel rapporto tra lui e Mertens, perché poi alla fine Mertens, quando entra, è uno di quei giocatori che ti fa saltare la partita in senso positivo. Quindi non so fino a che punto il poco impiego di Mertens sia dovuto a una questione fisica, a una questione di età, e non invece a una questione, a una scelta tecnica, cioè a non volerlo impiegare perché Spalletti ritiene che quelli siano i minuti di utilizzo di Mertens. Però è un peccato, perché alla fine rimane un giocatore fortissimo e comunque un giocatore che risolve un sacco di problemi nei momenti difficili. Oggi ho letto che in Brasile lo vorrebbero, ho letto che in Brasile vorrebbero Mertens. Comunque, beh, Mertens... ma è ovvio, è un giocatore che fa gol a chiunque, anche se ha la sua età, però è un giocatore che ha talento, diciamo, Paolo, a classe, Paolo... quindi voglio dire. Sì, Paolo, diciamo che forse questo è stato l'errore più grave di Spalletti, anche perché Osimhen aveva bisogno di una spalla, un centravanti sia. Allora, solo un giocatore poteva fare la differenza e vincere le partite da solo. E lui, Diego. Poi tu, e non era un centravanti, non era una punta, ma anche il miglior centravanti del mondo da solo non può fare nulla, ha bisogno sempre di una spalla. No, tra l'altro dico una cosa in più, io Osimhen nella seconda parte della stagione, quando è tornato con la mascherina dopo l'infortunio, l'ho visto giocare sempre molto poco vicino ai compagni di squadra, poco servito, poche palle utili alle sue caratteristiche, del tipo lanci in profondità che permettono di sfruttare la sua velocità, ed è quello, è un giocatore che deve giocare senza palla, un po' come Lozano, no? Perché deve partire in velocità con un lancio. Io ho visto partire allo stadio in cui lui era lontano almeno 30 metri dal compagno più vicino, che è inconcepibile nel calcio di oggi, no? In cui la squadra poi pretende di costruire dal basso con i passaggi ravvicinati, eccetera, di avere un attaccante così forte che gioca a 20 a 30 metri dai compagni più vicini, è inconcepibile. Quindi in questo sì, sono d'accordo con te, lui aveva bisogno di un compagno come Mertens, ma anche degli altri compagni di reparto. E poi bisogna che i compagni capiscano quali sono le tue caratteristiche. Quello è un giocatore che diventa devastante se lo fai partire in velocità senza la palla al piede, perché magari quando ha la palla al piede ci inciampa pure sopra qualche volta. Però se lo sfrutti in questo modo e i tuoi compagni capiscono quali sono le tue caratteristiche, allora diventi un giocatore veramente devastante. Lo sai che però, volevo fare una riflessione così e anche motivo di dibattere. Vai direttore, vai. No, volevo dire che poi Alessandro deve parlare, che non ha parlato molto. Comunque volevo... Alessandro. Aspetta, volevo dire a Paolo, quello che lui ha detto è interessantissimo, ma è anche spunto di una riflessione. Bisogna anche capire la velocità di Osimhen, i movimenti di Osimhen, e bisogna seguirli. Perché se a parte il compagno che ha bisogno di una punta vicino tipo Mertens, ma se i centrocampisti capiscono i movimenti di Osimhen e si proiettano centralmente in avanti,
possono tranquillamente utilizzare delle palle molto appetibili oppure addirittura prendere le seconde palle che sono importantissime, perché tu fai fare una spizzata in aria, Osimhen la palla esce fuori dall'aria, arriva il centrocampista, prende la seconda palla e realizza. Quindi è tutto un gioco di squadra, capisci? Alessandro Cardino. Voglio fare un attimo riflessione, 5 secondi. Ci è mancato, così Alessandro può anche intervenire. Ci è mancato un uomo come Lautaro, perché noi abbiamo visto Osimhen 14 gol, Mertens 11 e Insigne 10. Ci è mancato un uomo come Lautaro con 20 gol. E poi, caro Paolo, io credo dopo Bergamo avevamo una squadra tonica che aveva vinto con personalità. E se vi ricordate, c'era stato quel problema muscolare di Osimhen, gioca, non gioca. Io sotto sotto speravo che Napoli giocasse con Mertens, con la palla a terra e senza lanci lunghi. A te, a voi la parola. Alessandro e poi Antonio. Vai, Alessandro. Sì, io farei alcune considerazioni, diciamo sì, brevi, no? Sul campionato del Napoli, insomma, stavo analizzando all'inizio e mi sono soffermato su che cosa? Sul fatto della disponibilità della rosa. La rosa purtroppo è stata disponibile per poco tempo, cioè chi ha calcolato che è stata disponibile per metà stagione, no? Quindi figuriamoci cosa potrebbe aver fatto anche il buon mister Spalletti con tutta la rosa al completo e non dover andare a giocare a Torino in 12 contati, che poi dopo quelle fatiche probabilmente si sono pagate successivamente dal punto di vista, come dire, sia psichico che fisico, perché non era poi un problema atletico, perché il Napoli insomma anche a 40 gradi, abbiamo visto anche domenica giocando a mezzogiorno e mezza, insomma ha scherzato con lo Spezia, no? Che poi dopo i palloni entrano, se hai come nel caso lì e mi attivo a fare ancora i numeri, il 75% di percentuale realizzativa, il Napoli sarebbe da Champions a vincerla, non a zona Champions, perché a volte anche ha trasferito e ha manifestato dei numeri di livello europeo, è la seconda difesa italiana, insomma aveva tutte le caratteristiche, quasi tutte le caratteristiche, forse è mancato un po' il rendimento davanti rispetto allo scorso anno, al rendimento tutto di ragazzi nei ruoli esterni, in mezzo ai trequartisti esterni, però insomma ecco, anche quel tipo di realizzazioni, poi alla fine il terzo attacco non è che ha fatto poi tanti pochissimi gol, ecco, tanti meno, sicuramente di meno ne ha fatti, però diciamo che poi dopo ci vogliono le annate giuste, cioè ripetersi per una squadra che purtroppo è sempre stata abbastanza incostante, abbastanza altalenante nella prestazione, nei rendimenti dei singoli, pure anche sotto le gestioni di precedenti allenatori, anche con lo stesso Sarri, avevamo dei gironi come abbiamo fatto 48 punti, no? E per esempio il girone di ritorno, credo, non so se è il secondo anno o il terzo, e altri invece in cui abbiamo, diciamo, fatto meno, insomma, ecco, quel tipo di costanza potrebbe aiutarci a essere sempre più competitivi. Per una dimensione Napoli ci vuole anche l'annata giusta, e poi dopo Bergamo, ragazzi, ci è mancato pure quel pizzico di fortuna, perché io amo spesso fare le analisi sui dati oggettivi, che guardiamo caso per caso come dire, le possibilità di gol. Napoli-Fiorentina in casa è 11-4 per il Napoli, 11-4 con palle gol, 11 palle gol distribuite tra tanti calciatori, e che non siamo riusciti a trasformare in gol, ecco, a farne più di due come potevamo farne, e di conseguenza questo è un po', diciamo, sì, i fattori di campo analizzati. Per quanto riguarda invece la gestione, l'ambiente e quant'altro, io al Paolo mi permettevo di chiedere questa cosa qui, ecco, un titolo un domani, no? È una battuta ovviamente, ma sarà significativa, credo. Non è che il prossimo titolo sarà, ovviamente Paolo, scherzo, no? Aboliamo la Juventus. Perché questa cosa? Perché, diciamo, sì, il Napoli è, quali sono, 12 anni che cerca meritocraticamente di arrivare a un titolo, perché qualche titolo l'ha vinto già, qualche titolo nazionale. Non è quello grosso, no? Non è quello sulle 38 giornate. Non è quello magari europeo, che pure con Benitez abbiamo sfiorato, anche lì la sfortuna arbitrale ci ha dato contro. E ecco, di fronte invece poi a certe, come dirle, è difficile rimanere eufemistici, no? O comunque contenuti, di fronte a certe disinvolte, ecco, vittorie,
sembra che quasi la Juventus conspiri contro il calcio mondiale, perché poi è un cattivo esempio anche che guardano all'estero, no? E quindi guardano la Serie A come un qualcosa che è un po', come dire, falsato, diciamo con tante virgolette, mentre il Napoli al contrario è la virtù calcistica. Ripeto, anche domenica io dai Spezzini mi sarei aspettato un applauso in piedi in quei primi 10 minuti in cui la palla e i ragazzi dello Spezia non l'hanno neanche minimamente strisciata. A te. Beh sì, il titolo è intrigante, il problema è che poi noi ci mettiamo del nostro quando la Juve si fa da parte, perché prima abbiamo parlato di questo scudetto molto equilibrato, senza la Juve in mezzo e quindi di fatto senza gli arbitri, diciamocelo chiaramente, però poi alla fine l'arachiri del Napoli, l'autolesionismo del Napoli ha fatto in modo che il Napoli non partecipasse alla lotta fino all'ultimo, non ci credesse fino all'ultimo, quindi abolirsi la Juve sarebbe intrigante, ma al tempo stesso... lo Juventino potrebbe risponderci a me per primo, figuriamoci, ma a tutti va bene, noi ci potete pure abolire ma comunque non vincete, insomma, perché poi ci siamo impegnati per non vincere, e questo diciamo è quello poi che lascia più l'amaro in bocca, perché alla fine abbiamo visto un Napoli straordinario con Sarri che di fatto ha vinto sul campo lo scudetto del 2018, gli è stato scippato dalle follie di Inter-Juve. E poi un campionato come questo, molto più equilibrato perché livellato, diciamo così, verso il basso, o perché comunque gli errori li hanno commessi un po' tutti, veramente c'era la grande occasione da sfruttare, che difficilmente si ripete, perché poi il campionato alla lunga ha sempre un padrone. L'anno scorso l'ho avuto nell'Inter, quest'anno non ce l'ha avuto, ma l'Inter rispetto all'anno scorso ha fatto molti punti in meno, e quindi una lotta a tre fino a poche giornate alla fine è veramente veramente difficile da rivedere, e al tempo stesso uno scudetto assegnato all'ultima giornata erano 12 anni che non si verificava, quindi c'è un legame tra anche questa condizione astrale, diciamo, è difficile da ripetere. Paolo, c'è un legame tra lo scudetto tra lo scudetto perso con l'Inter, cioè lo scudetto dell'Inter l'anno scorso e la situazione di quest'anno. L'anno scorso l'Inter era a un punto che Conte rischiava l'esodero. Se il Napoli avesse vinto a Milano, l'Inter era indietro, già si parlava di esonerare Conte perché era contestato dalla piazza. Quindi una vittoria del Napoli a Milano avrebbe tagliato fuori l'Inter. Quest'anno idem, l'Inter era meno 7 dal Napoli. Se il Napoli avesse battuto l'Inter, l'Inter sarebbe andata a meno 10 più il morale chiaramente, la condizione psicofisica che avrebbero raggiunto i giocatori del Napoli. Quindi c'è un parallelismo tra le due situazioni che hanno portato in entrambi i casi a una penalizzazione del Napoli, voluta dal Napoli tra l'altro. È causata dal Napoli, insomma, non so se è voluta, ma comunque causata dai limiti del Napoli. Sì, assolutamente, anche perché poi questo, diciamo, questa squadra che ha cambiato l'allenatore, l'Inter, non aveva più questo attaccante fortissimo Lukaku in squadra, ha ulteriormente livellato il campionato. Poi non ci dimentichiamo, la Juve si è tirata fuori di fatto anche perché con l'addio di Cristiano Ronaldo ha perso un valore tecnico importantissimo, quindi si era creata tutta una condizione per la quale tu veramente avevi ottime chance di giocartela. Il fatto che di fatto hai rinunciato a giocartela, perché il suicidio di Empoli è qualcosa veramente di inaccettabile, ti fa arrabbiare. Io capisco benissimo tutti i tifosi che giustamente sognavano, o quantomeno avevano diritto a sognare fino all'ultima partita. Questa è stata, diciamo, la parte poi brutta, perché tutti quanti abbiamo pensato: vabbè, siamo in corsa in tre, la Juve è fuori dai giochi. Quando si è in corsa in tre, necessariamente gli stessi arbitri, per quanto vogliono sbagliare, non possono aiutare una sola squadra a discapito di altre due, anzi magari lo scontro politico tra Inter e Milan avrebbe permesso a Napoli di infilarsi in mezzo tra i due litiganti, e invece tutto questo non si è verificato per le cose che sappiamo, e secondo me la mano in bocca dei tifosi che ci sono rimasti male è comprensibilissimo, anzi il bicchiere non è mezzo pieno, è meno di metà, diciamo, ecco, Antonio, quello che abbiamo visto.
Sì. Andò, io vivo a Milano, io vivo a Milano e ho vissuto che si tifava Napoli, ma alla grande, ma perché si tifava Napoli? Se parlavo con gli interisti, dicevano no. Meglio il Napoli del Milan, se parlavi con i milanisti, meglio il Napoli dell'Inter. Infatti, il Napoli è in auge a livello Era la situazione favorevole per infilarsi tra i due litiganti. Esatto. Vai, allora, Antonio. Io faccio una piccola considerazione e poi una domanda ancora a Paolo, perché ho capito che siamo quasi in chiusura. Quindi poi lo saluteremo. Io invece di abolire la Juve quest'anno avrei abolito il Maradona, perché noi lo scudetto l'abbiamo buttato in casa al Maradona. Sì, credo che tra Coppa e campionato il Napoli ha perso 7 partite, 8 ecco, partite, credo, una follia, credo una follia. Ci sia un motivo ben preciso per questa cosa, non è un caso, nel senso che quando il Napoli va a giocare fuori casa, l'abbiamo vista a Verona, l'abbiamo vista a Bergamo con l'Atalanta, la tattica di avere una diga a centrocampo e poi ripartire più da squadra provinciale ha fatto in modo che i risultati si vedessero. In casa invece ha provato sempre a fare la partita da grande squadra, con 4-2-3-1 molto aperto, e quindi è stato un problema tattico. Quelle ripartenze che si sono prese tante volte le prendeva anche Ancelotti, le prendevamo anche con Benitez, perché quando vuoi giocare da grande squadra con un 4-2-3-1, quindi con 4 attaccanti, deve avere i due centrocampisti, i due mediani, che devono essere tutti e due in grande condizione e devono saper fare bene le due fasi. Noi quest'anno abbiamo avuto tante volte Fabian Ruiz non al meglio, e quindi in casa l'abbiamo perso sul piano tattico. Anguissà ha giocato benissimo fino alla Coppa d'Africa, io dopo la Coppa d'Africa non l'ho visto giocare a quei livelli, quindi diciamo, è assolutamente come dici tu. Il centrocampo a due per supportare 4 attaccanti in avanti deve essere al top della condizione, perché noi l'abbiamo visto anche con i grandi maestri del calcio. Ancelotti ha fallito su questo, se vogliamo, no? Non aveva i due mediani che potevano fare le due fasi. Quindi aboliamo il Maradona oppure andiamo con una mentalità più da provinciale in campo, perché paga sempre. E poi c'è questa storia della costruzione dal basso. Io quello che vedo, che ormai ha preso questa è una domanda che tenevo segnata per Lacrimini, che è un difensore. Scoppiata questa moda di costruire dal basso. Io squadre che possono giocare dal basso in Europa ne vedo 2 o 3, perché tu poi, per giocare a quei ritmi di velocità, di palleggio per 90 minuti, o hai giocatori del City, del Real Madrid e di altre 2 o 3 squadre, ma se poi hai, ma con tutto il rispetto, Mario Rui, i Zelischi, Fabian Ruiz, che sono anche ottimi giocatori, ma pretendere di farli palleggiare 90 minuti per costruire dal basso e tenere palla dalla tua porta alla porta avversaria, io la vedo un po' una pretesa assurda, e anche un po', diciamo, non so come definirla, miope, perché alla fine il calcio poi non è fatto di palleggio per 90 minuti, il calcio è fatto di verticalizzazione, di lanci lunghi in profondità, se hai dei giocatori veloci come Lozano e Osimhen di ripartenze, è fatto di rompere il gioco avversario, e quindi anziché costruire, dare la palla agli avversari per cercare di rompere e ripartire in contropiede, di cose semplici alla fine. Invece questa storia della costruzione dal basso è diventata una specie di virus che sta creando un sacco di problemi alle squadre, e poi alla fine non è bel calcio, perché alla fine se tu non hai 11 uomini che sanno palleggiare, la costruzione dal basso è, per come la vedo io, una follia inutile, perché il calcio diventa proprio brutto da guardare, perché c'è sempre uno di quelli che sbaglia, o il portiere, o i difensori, o gli altri, perché vengono messi sotto pressione e sbagliano. In 90 minuti ci può anche stare, tra l'altro, perché non puoi giocare perfettamente. Ma la domanda per te era un'altra. Questa era una considerazione. Poi la domanda invece parte dal titolo di un tuo libro, di cui non abbiamo ancora parlato, che è Napoli, la città del calcio. Io credo che la città di Napoli, dal punto di vista del calcio, geograficamente sia un po' più ampia di quella che sembra, nel senso che se guardiamo Napoli geografica abbiamo un'idea. Ma io abbiamo tantissimi ascoltatori, ed approfitto anche per salutarli, che vivono all'estero e mi scrivono e mi chiamano, e che praticamente loro vivono la città di Napoli attraverso il calcio. Quindi abbiamo un popolo di napoletani che vivono all'estero, negli Stati Uniti d'America, a New York, addirittura c'è una signora che si alza alle 7-8 del mattino e appena si alza vede la nostra trasmissione e sta... lontanissima anche lei, adesso non mi ricordo dove era, in Australia, ecco, mi è venuto in mente. Sì, ha scritto pure oggi, Sì. E quindi che salutiamo naturalmente tutti questi amici che attraverso le nostre parole che arrivano tramite il web fino negli Stati Uniti e in Australia, in altre parti
del mondo, Scozia. Vivono praticamente il calcio, e quindi la città di Napoli arriva attraverso il pallone in posti in cui magari questi qua, questi nostri amici che vivono all'estero, non sentirebbero il profumo della città, e stanno talmente male per questo scudetto che il Napoli ha perso, perché per loro è motivo quasi di vita, più di noi napoletani che viviamo qua, per loro è un motivo ancora più grande, perché già vivono questo distacco dalla città, e quindi il tuo libro si deve allargare un poco, ne devi scrivere uno per i napoletani all'estero. No, ma quello che tu hai detto è spiegato proprio... No, che faccio il titolo, La Napoli nel mondo. Ecco. Napoli nel... No, ma questa cosa io la spiego, credo, in maniera anche abbastanza approfondita nei libri, in quello che tu hai fatto vedere e nel nuovo, perché il concetto di tifoso del Napoli per me non è separabile dal concetto di cittadino napoletano, e quindi tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ovunque sono, per me sono considerati cittadini onorari di Napoli, perché la città ha una sola squadra, e quindi... il concetto di tifoso e cittadino per me sono la stessa cosa, tanto è vero che poi quando vai fuori il coro di denigrazione, il coro di discriminazione magari parte per una ragione, diciamo, goliardica di curva contro la squadra avversaria, e finisce per colpire la città, perché non è distinguibile il tifoso dal cittadino. Poi tra l'altro i napoletani sono il primo popolo globalizzato al mondo, noi siamo stati globali prima che la globalizzazione potesse essere anche solo pensata lontanamente. Siamo in tutti e cinque i continenti, quindi è proprio una bella storia da raccontare, ed è una storia che si può raccontare proprio attraverso il calcio, per quello che dicevi tu, perché il napoletano che vive in Australia, o comunque il tifoso non nato a Napoli, ma tifoso del Napoli che vive dall'altra parte del mondo, sente addosso, sulla sua pelle, la squadra, forse più di quanto non la viviamo noi, anzi noi forse qui l'abbiamo un po' persa rispetto a prima. Io ricordo, avendo i capelli bianchi, diciamo gli anni 80, 90, i primi anni 2000, il rapporto con la squadra era veramente fideistico, ciecamente fideistico rispetto a quello di oggi. Oggi vedo le nuove generazioni un po' più salottiere, non lo so se sono i social, se è troppa televisione, se è il calcio visto poco allo stadio da vicino, troppo filtrato da internet, appunto dalla televisione, ma la visione proprio del calcio sta cambiando, e non è una cosa bellissima, anzi è una cosa che allontana la passione e rende tutti troppo esperti, perché poi quando si sta seduti a vedere la partita in televisione sembra tutto molto più facile. Alla fine, se si vede invece la partita dal vivo, da vicino, si capiscono tante cose che la televisione non ti può trasmettere: la tattica, la velocità, l'agonismo, come può essere importante appunto il carattere, ma anche il fisico, proprio la tenuta fisica e atletica di un calciatore, tutte cose che la televisione o internet non ti possono mai dimostrare. Così no, come c'è il complessivo, sullo stadio vedi tutto il complessivo, vedi tutto, anche quello che non ti inquadrano, per cui io per esempio... Capisci anche se un giocatore sta male, che cosa che in televisione non si può vedere, perché il calciatore che lo sta bene lo vedi dal vivo allo stadio, te ne accorgi, se lo conosci bene, se segui le partite. Sì. Osimhen, che all'inizio noi lo vedevamo in televisione, un amico che l'ha visto sul campo mi diede le prime notizie di Osimhen vere, dice impressionante, perché io lo seguivo, non avevo nemmeno il tempo di vedere, era in difesa, in fase difensiva, il tempo di un secondo arrivava in fase offensiva, la velocità impressionante, questo in televisione non te ne accorgi. No, ma gli stessi colpi di testa che si vedono, chi non li vede allo stadio non si rende conto della sua capacità di elevarsi. E lo sai quale giocatore? La sua esplosione fisica quando stacca di testa, esatto. È una cosa dal vivo che almeno a me ha fatto impressione, cioè la sua capacità di elevazione fa veramente paura. Esatto. La televisione non te lo fa, anche se ti fa vedere 20 volte il replay del gol di testa di Osimhen, è una cosa che non ti fa capire. Se è un altro giocatore, è un altro giocatore che andava apprezzato solo vedendolo sul campo, era Callejon. Cioè Callejon, che non era apparente, però ti ricopriva tutte le zone, era avanti, indietro, quindi tutto. In televisione calcio totale, calcio totale, giocatore totale. Non si vedeva in televisione. Posso dire una cosa a proposito di Osimhen? Sì. Io ho avuto l'impressione che il Milan c'ha un giocatore che è molto simile a Osimhen, che è Leao, che però ha capito una cosa, che non aveva bisogno della sottopunta, aveva bisogno della punta davanti a sé, perché se voi vedete tutti quello che ha fatto il Milan domenica contro il Sassuolo, sono partiti tutti da assist di Leao, sì, no? Di Leao, tutti Leao. E quattro. Sì, quindi sì. Un giocatore così veloce, che salta l'uomo, che ha questa prestanza fisica come Osimhen,
potrebbe tranquillamente essere schierato come ala e non certo come prima punta, studiare, sì. E avere praticamente la prima punta centrale tipo Giroud in questo caso, ma un qualunque altro grande attaccante che mette la palla dentro, secondo me sarebbero devastanti. Sarebbe da studiare questa cosa. Quindi sì, invece della sottopunta, lui avrebbe bisogno della punta. Allora, prima di chiudere con l'ultima domanda, è il caso, ne abbiamo parlato prima, è il caso di leggere quello che dice la signora Blonde. Ciao a tutti, un saluto dalla comunità italo-americana di Caserta. È sempre forza Napoli. Questo credo che è una signora che conosci, no, Antonio? Sì, tutti questi amici che ci seguono. Io sono da controllare gli insight della pagina Azzurro nell'Animo, perché quella è quella che posso vedere. Abbiamo 11 persone che ci seguono da New York fissi. Ogni volta che facciamo la puntata abbiamo 11 persone a New York, 3 in Australia, 4 in Svizzera. Insomma, è in Europa un bel po', però 11 negli Stati Uniti d'America, esattamente da New York, ci seguono. E quindi allora, io li voglio abbracciare, perché li vorrei ne conosco personalmente uno che è un mio grande amico di infanzia, ma gli altri 10 non ho il piacere di conoscerli, ma li abbraccio virtualmente comunque. Allora, ultima domanda, ultima considerazione, non Toto acquisti, ma acquisti reali, perché il Napoli finora ha comprato 2 giocatori. Uno è il Giorgiano Quaraceria e l'altro è Olivera. Entrambi, sia Giorgiano che Olivera, hanno delle caratteristiche spiccatamente offensive e quindi il Giorgiano è un'ira di Dio da centrocampo in poi, e anche Olivera in fase di propositiva è molto valida. Allora, partendo, non so, da Alessandro per chiudere poi dopo con il nostro Paolo, un giudizio su queste primi acquisti del Napoli. Ma diciamo, sembrano dei ragazzi che siano molto 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 interessanti, come però spesso amo dire, diciamo, spero che spannometricamente, dividendo la rosa dei giocatori di movimento in 22, quindi 11 veterani, 11 scommesse, chiamiamole così, o comunque giocatori di prospettiva, io spero che insomma che si faccia questo tipo di lavoro, perché altrimenti abbiamo visto che anche fior di giocatori come Lozano, come Osimhen e quant'altri, pur pagati cifre importanti, ecco, ci mettono da 2 a 3 stagioni per poi emergere. Figuriamoci se è una scommessa, magari ci mette 4-5, ecco, come abbiamo visto anche negli anni scorsi, per cui si dovrebbe anche un attimino cercare di praticamente evitare, ecco, o comunque di completare la rosa secondo questi criteri, come dire, di completezza, quindi senior con i junior. Mi finisco dicendo solamente una cosa, tornando alla Juventus, ecco, facendo una battuta più di calcio, no? E finisco. Allora, l'iperbola di prima aveva un suo significato. Diciamo che effettivamente in 100 anni però abbiamo visto giocare la Juventus un calcio moderno europeo solo nei 3 anni con Lippi, quando fece 3 volte finalista di Champions League, no? E con un calcio effettivamente moderno, d'avanguardia, 3 punte, molto aggressivo, insomma un calcio di qualità. Ecco, forse sono veramente troppo pochi 3 anni o 3 sole stagioni per un'azienda calcio come la Juventus. Ecco, questa è la cosa un po' più seria che mi sento di dire. Antonio. Sì, io per quanto riguarda la costruzione della squadra, intanto questa cosa del parametro zero, cioè che questi giocatori, uno compra un giocatore che costa 70 milioni di euro, sta 4 anni, dopo 4 anni se ne va a parametro zero, ma non vi sembra che questa norma sia troppo sbilanciata a favore dei giocatori e dei procuratori rispetto ai presidenti e alle squadre? Questo vuol dire che un presidente, che deve guardare anche il bilancio, non può andare a puntare giocatori con queste cifre se poi dopo 4 anni si ritrova con un pugno di mosche nelle mani. Quindi è normale che adesso si va a puntare giocatori sui 10, 12, 15 milioni di euro, perché dopo 4 anni almeno li hai ammortizzati questi soldi. E poi dico, nel Napoli ormai praticamente 2 giocatori sono già usciti,
sono Gulam e Insigne, già sostituiti da questi due nuovi acquisti. Adesso bisognerà andare a vedere chi rinnoverà i contratti, o se ne andrà pure lui a parametro zero o venduto magari. Uno esce, uno entra. Cioè ormai gli acquisti del Napoli sono legati a quelli che rimangono e a quelli che escono, quindi non può acquistare giocatori senza sapere chi rimane. E quindi bisognerà aspettare, secondo me, parecchi giorni prima di capire il nuovo Napoli, perché c'è Fabian Ruiz, c'è Koulibaly, che possono arrivare grandi offerte dall'estero, lo stesso Osimhen, ci sono offerte molto forti. No, non credo. Osimhen, non credo. Quindi bisogna valutare Ruiz e Koulibaly, secondo me. Ma io non credo Osimhen, perché è un giocatore che può ancora crescere tanto, e quindi non credo che a meno che un Manchester non ti spari una cifra di 120 milioni. Per questo sto dicendo, cioè praticamente allora finché vanno via, perché ti sparano la cifra di 120 milioni, ripiani il bilancio e progetti il futuro, si può anche capire, perché lo fanno un po' tutte le squadre medio piccole. No, l'Udinese vive di questo, l'Atalanta vive di questo e così via. E quindi anche il Napoli, che se vuole far quadrare i bilanci, vive di questo. Ma questa cosa del parametro zero per me è una cosa che va rivista, andrebbe rivista, perché una volta c'era il cartellino di proprietà della società e tutelava solo la società. Adesso praticamente dopo 4 anni, ma neanche col fitto di casa avviene questo, cioè se l'inquilino non gli fa il contratto, si rinnova automaticamente per altri 4 anni. Invece i giocatori se ne vanno a parametro zero, ma non mi sembra una cosa assurda come sì, modo perché di... Poi c'è il discorso dei procuratori, che ormai sono diventati proprio un elemento distorsivo del mercato, perché sono anche loro a invogliare i giocatori a non accettare determinate proposte in prospettiva del fatto che, siccome poi vai a scadenza e a parametro zero, chi ti va ad acquistare alzerà sempre la posta non dovendo pagare il cartellino. Quindi sono tutti elementi ormai distorsivi del mercato, bisognerebbe fare qualcosa anche su questo, secondo me, si procura. Sì, va normata in maniera chiara. Assolutamente, assolutamente. O quantomeno le società non dovrebbero farsi le scarpe l'uno con l'altro, perché praticamente io perdo il giocatore, te lo prendi tu, non può essere sta cosa. Io vi devo salutare. Sì, infatti salutiamo tutti adesso. Chiudo. Il tempo è tiranno, perché c'era pure un altro argomento di cui un ascoltatore va a proposito, dice: il Napoli cosa rischia dagli incidenti di La Spezia? Ma il discorso è lungo, ho scritto io brevemente, ci stanno lavorando Digos e Giustizia Sportiva, per cui si vedrà. Allora, chiudiamo qui, è stata una piacevole conoscenza da parte mia di Paolo Trapani, che è davvero un grande scrittore, un grande giornalista. Grazie, piacere mio, grazie dell'invito. Che no, ma davvero Paolo, unisci una naturalezza nell'esporre le cose, un'abilità nel narrare le cose, i contenuti, il tutto, un mix, tutto unito anche da una grande simpatia. Grazie, questo quindi, è importante. Grazie. Sei diventato il mio scrittore preferito. Mamma mia, grazie. Diffidiamo dalle imitazioni, perché c'è un altro Paolo Trapani in giro. Che però è un omonimo che si occupa di altri argomenti. Pensavo che quei libri là fossero tuoi. No, è un omonimo che si occupa di altri argomenti. Magari i libri sono bellissimi. Parla di calcio. Io voglio invitare davvero chi si ascolta di leggere i libri di Paolo. Se volete, giovedì pomeriggio siamo a San Sebastiano al Vesuvio con una manifestazione patrocinata dal comune. Chi è nei paraggi che vuole avvicinarsi, alle 7 siamo proprio al centro di San Sebastiano al Vesuvio per presentare il libro, e interverrà, ci tengo a dirlo, oltre al sindaco, alle autorità cittadine, alcuni colleghi ed amici, anche Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, che presiede l'associazione Ciro Vive. Quindi giovedì alle 7, sì. Quindi andateci. Allora io invito la lettura partendo dagli ultimi, cioè non dagli ultimi, dai precedenti libri, Maledetta Juve, Rigore per la Juve, che è poi Napoli la città del calcio, è l'ultimo libro Napoli, che è molto bello, molto significativo, e vi fa capire davvero che significa per un napoletano
di fare Napoli, il che significa appartenenza, il concetto più che altro il concetto di appartenenza, ed è un qualcosa di molto molto importante, specialmente per i giovani. Quindi io vi invito sinceramente a comprare questo libro, specialmente quest'ultimo libro, perché ne vale molto, ne vale la pena. Un abbraccio circolare, un ringraziamento infinito, infinito a tutti quanti, ad Antonio Miele, Alessandro Cardito, e ripeto alla famiglia Sacco, che mi ha consentito la presenza. Come? Saluto la famiglia Sacco di Napoli Online, che mi ha consentito la presenza. E allora sì, una salutiamo sì, anche noi naturalmente. Un ringraziamento con il cuore a Giuseppe e Alessandro Sacco, la famiglia Sacco, che hanno consentito ad Alessandro Cardito di venire qui, e in virtù della nostra precedente vecchia amicizia io dico gli auguro un grosso in bocca al lupo anche per le loro attività. Grazie a tutti, a martedì prossimo, e sempre Forza Napoli. Forza Napoli, buonanotte. Comunque, ciao. Ciao Paolo, ciao direttori. Buonasera a tutti. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale. Per noi è unione, condivisione. Significa libertà di espressione di pensiero, con rispetto. Ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto con il cuore. Dov'era Dani? E voto fra, o sai che è un dorma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che tu ma la partita. Chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi carina e fogli, e un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocendo, sui meglio fatiente, da curtella ne spalla, senza curtilla, che sta stipo sempre, non è mai contenta, chi la da stipo sempre. Pazziando, pazziando, stavo andando a studiare, con la voce lontana, ma parla di amore, l'ha già aperto sto cuore, m'è trasuto calore, chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frase a rapocora, che sia vera vittoria, non so i soldi gloria, o siento calor, parterò cuore, ogni cosa, parterò cuore. E si vogagno un ne cagna tu, e si vogagno un ne cagna tu, e si vogagno un ne cagna tu, guaio. E si vogagno un ne cagna tu, e si vogagno un ne cagna tu, e si vogagno un ne cagna tu, guaio. Tu ci pensi, Totò, se tutto quanto era pessimo no ancora, se cagnasse sto mondo con un po' d'amore. E se io cagno, mondo e cagna tu.